Allora, siamo al termine della prima lezione della Scuola dei Piccoli Comuni con la sindaca di Fontecchio, Sabrina Ciancone. Fontecchio è un paese dell'Aquilano che, grazie ad alcune politiche messe in campo dalla sua amministrazione, ha fatto registrare un sensibile incremento dei residenti. Ci spiega un po' qual è il miracolo che riuscite a fare? Ma voglio credere che non ci sia nulla di soprannaturale in quello che è successo. C'è stata una felice coincidenza di scelte di vita di persone che da tutto il mondo hanno identificato nel nostro comune un luogo adatto a uno stile di vita sano, quindi una qualità della vita alta con un costo della vita più basso magari dei luoghi di provenienza. Fontecchio è a soli 20 minuti dall'Aquila e ha un ritmo di vita e una serie di servizi che rendono possibile una vita sia di singoli che di famiglie in quest'anno e nei prossimi anni, dove si immagina che è necessario avere una connessione buona per lavorare, magari per lavorare da casa, e dei collegamenti che in effetti continuano ad essere un po' il tasto dolente, ma soprattutto una vita sociale che si è improntata alla solidarietà, alla condivisione, e penso che sia questo quello che sta succedendo, che non si è arrestato, che non è un processo in divenire. Ecco, il caso di Fontecchio è divenuto appunto quasi un caso di scuola, la prendono ad esempio anche altre realtà in Europa. Ma io non credo che ci siano delle pratiche da replicare, sono così specifiche le realtà, le contingenze, le persone che si combinano tra di loro. In realtà ogni avventura in questo senso, quelle di contrasto allo spopolamento, ma per esempio anche di reazione ai disastri naturali, possiamo avere cose imparare da come si reagisce all'eruzione di un vulcano in Congo, a un'inondazione in Germania, così come noi abbiamo e stiamo reagendo al terremoto. Quindi credo nulla da replicare, soltanto l'umiltà di osservare e di ascoltare quello che altre persone e altre comunità hanno vissuto.